presidente dell'associazione Orti Condivisi, che è qui dentro, che abbiamo, siamo inseriti nella convenzione con cui Ian, insieme a noi, ha avuto in gestione questo luogo. Questo luogo che vuol dire questo spazio qui, l'ex vinile, e gli spazi esterni. Allora, insieme a noi si occupa della gestione di questo spazio, ci siamo divisi un po', e Orti Condivisi ci occupiamo della gestione degli spazi esterni e delle serre. Questo luogo era abbandonato, c'erano più progetti, ci sono stati però nel passato che però non quagliavano, non sono finiti, e invece è stata accettata la proposta, il progetto di insieme a noi. Abbiamo cominciato un anno fa recuperando, cominciando a recuperare le serre che erano abbandonate, e adesso stiamo lavorando, abbiamo lavorato per ripulire tutto quanto spazio esterno. Orti Condivisi, cerco di essere breve, proprio Orti Condivisi è un'associazione di cittadini attivi, cioè dove non ci sono, non ci vogliono essere, non ci sono effettivamente differenze, distinzioni né di età, di provenienza, religione, cultura, eccetera, eccetera. Abbiamo soci dai 20 anni ai più di 70 e niente. Tu sei un somaro, quindi. Quelli di scasso per sommare, no, ogni tanto e niente, lavoriamo insieme alla realizzazione, alla gestione e alla fruizione di orti che non sono parcelle piccole, ognuno c'è la sua, ma tutti quanti si lavora insieme con una gestione collettiva, comune, come si può, con i tempi che ognuno può dare, ma questo è riferito a un... L'obiettivo qual è? Tanto per dirla, l'obiettivo non è tanto prendere su 10, 20, 100 chili di pomodoro, ma è partire dall'uso, dalla cura della terra per curare se stessi, sia cittadini che hanno avuto, che non hanno avuto rapporti con il Dipartimento di Salute Mentale, ma anche con cittadini che lo hanno avuto. E qui viene appunto la sinergia con insieme a noi. Quindi noi abbiamo cominciato questo lavoro di recupero di questo terreno, di questo territorio, per poi recuperando non solo il terreno ma anche una nostra socialità e un nostro benessere che appunto ci dà il curare la terra, e proporlo anche a chi ha un'ansia in più di noi. Collettivo da lavorare insieme, lavorare non perché tutto quanto, anche i nostri più grandi miti nascono da un giardino, sono stati, si dice, per 2000 anni o più, e sono stati cacciati dall'Eden, e per l'Eden per lavorare. Allora noi nell'orto ci rientriamo, ma non per lavorare in maniera costruttiva, ma in maniera libera. E questo penso ci possa liberare da una qualche piccola ansia. Stop.